Buongiorno, benvenuti a Dostoieschiana, la rassegna culturale dell'associazione La Prima Radice, dedicata ai 200 anni della nascita di Dostoieschi. Abbiamo con noi oggi Mario Alessandro Curletto, docente di letteratura russa all'Università di Genova. Ciao Alessandro, grazie di aver accettato il nostro Ciao. invito. Ciao, grazie dell'invito. Grazie Iniziamo dell'invito. Buongiorno. quindi con la prima domanda sull'opera di Dostoevskij e ti vorrei chiedere che cosa ti piace dello stile di scrittura di Dostoevskij? Cos'è che trovi davvero interessante del suo stile di scrittura? Diverse cose, naturalmente. In primo luogo, cioè la prima che mi viene in mente è il fatto abbastanza anomalo per uno scrittore, diciamo, di quella levatura, il fatto che Dostoevsky sostanzialmente si serva dei motivi, delle situazioni, dei personaggi che erano tipici non della letteratura alta, ma del romanzo d'appendice. Non per niente quando Dostoevsky medita, cerca di concepire il suo primo romanzo, cioè che poi sarà Delitto e Castigo, nelle lettere agli amici, nelle testimonianze degli amici, lo presenta come i misteri di Pietroburgo, diciamo la versione russa dei misteri di Parigi di Eugène Sue, che è un romanzo d'avventura con principesse rapite, che è costretta a fare le prostitute, eccetera, tutta questa questi ambienti, diciamo, dei bassi fondi parigini. Lui lo vuole trasferire a Parigi, poi a Pietroburgo. Naturalmente poi ne verrà fuori qualcosa di molto più profondo, ma mi sembra che, insomma, il meccanismo sia questo. D'altra parte, se vogliamo, un telefilm poliziesco giallo di grande successo come quello, le indagini del tenente Colombo, riprende lo schema, esattamente lo schema di Delitto e Castigo, in cui il delitto avviene all'inizio, si capisce, si sa benissimo chi è il colpevole, e il romanzo, diciamo, e il telefilm, nel caso del tenente Colombo, ci presenta tutte le strategie del giudice istruttore nel caso di Delitto e Castigo, e del tenente Colombo nei telefilm per smascherare il colpevole o costringerlo a confessare, eccetera. Voglio dire che Dostoevsky, non solo in Delitto e Castigo, ma in tutti i suoi romanzi, cerca delle trame che sono tratte dalla cronaca nera, ambienti che conosce perché si trova spesso, diciamo, ad aver bisogno di soldi, per esempio nel periodo in cui scrive Delitto e Castigo. Lui stesso è cliente di usuraie, praticamente usa queste trame, quelle dei film gialli, dei film polizieschi, dei film, diciamo, dei romanzi gialli, dei romanzi polizieschi. Io li trasferisco al cinema perché sono cresciuto alla fine del Novecento, più o meno, e però diciamo che, secondo me, proprio io da lettore, non sono un esperto, non sono, riesce ad approfondire in maniera in cui
non c'entra ancora la psicanalisi, la scienza, ma grazie al suo talento, alla sua genialità, proprio i motivi per cui queste storie spesso truci, sordide, un po' di tutto quello che vogliamo, attirano il lettore comune. Ma Dostoevskij va a fondo, trova i motivi, lui stesso è affascinato dai personaggi negativi, ma non si può dire che vi si identifichi, che il suo punto di vista sia quello, come è difficile capire quale sia il punto di vista di Dostoevskij dai romanzi. Cioè, quale sia il personaggio portatore delle sue idee e come aveva genialmente, diciamo, notato Bakhtin, nel romanzo Dostoevskij hanno vige la polifonia, per cui ci sono tanti punti di vista, diciamo, sul mondo, sulla realtà, messi a confronto e i personaggi, vediamo che cioè Dostoevskij, a differenza per esempio di Tolstoi, non dice l'ultima parola sui suoi personaggi, non ne conosce i meandri, diciamo, della mente o le profondità dei sentimenti, li fa parlare, li mette a confronto, li fa parlare, agire, e questa idea di non dico incompiutezza, ma del fatto che dal personaggio da Dostoevskiano si può veramente aspettare di tutto. È quello che mi ha sempre affascinato dalle prime letture, anche le seconde che ho fatto di alcune opere di Dostoevskij. Che poi è anche un po' la contemporaneità di Dostoevskij, il fatto, come dicevi, che il soggetto dice l'ultima parola su se stesso, non è l'autore che dice l'ultima parola sul personaggio, e questo la porta in una dimensione assolutamente contemporanea, mentre altri autori restano in una dimensione più ottocentesca, se vogliamo, no? Sì, sicuramente sì. Poi c'è sempre questo dualismo, diciamo, anche nella critica fra Dostoevskij e Tolstoj, eccetera. Magari un estimatore, qualcuno che stima Tolstoj più di Dostoevskij avrà da obiettare, ma secondo me è proprio così. E le differenze che tu noti, visto che hai la fortuna di leggere il russo e quindi di poter leggere anche le opere in originale, che differenze ci sono tra l'opera in originale e le traduzioni italiane? Noti delle differenze? Direi, ecco, c'è un problema di collegamento. Se ho capito bene la domanda, direi che, diciamo, se vogliamo un po' semplificare, forse Dostoevskij è un autore che non soffre particolarmente da una traduzione. Anche qui poi sono tutte opinioni, magari. Colleghi o traduttori non sarebbero assolutamente d'accordo, ma diciamo che Dostoevskij non puntava, diciamo, sull'eleganza della forma narrativa, della forma descrittiva. Usa, se vogliamo, anche come dire, uno stile un po' da, in certi casi, da pubblicista, diciamo, molto acceso, molto deciso nel caricare i toni, no? Non ci sono particolari ricercatezze formali, c'è la capacità, anche per romanzi lunghissimi, con dialoghi infiniti, anche infiniti, vabbè, insomma, con situazioni comunque dove si trovano tanti personaggi che hanno
famose scene, no, dello scandalo, come dice sempre Bacchi, tanti personaggi che dibattono tra loro. Dostoevsky riesce in modo veramente mirabile a mantenere sempre una tensione vivissima, non difficilmente, almeno a me, difficile che Dostoevsky annoi, anche quando per esempio nel Principe ci sono quelle lunghi dialoghi fra in casa degli Epanchin, fra il principe Mishkin, le figlie, tutte queste cose qui, c'è sempre una tensione tale che che l'atmosfera, diciamo, è sempre, diciamo, surriscaldata, sempre elettrica, per cui si tiene sempre vivo l'interesse, che poi, se vogliamo, sarebbe una delle componenti migliori del miglior romanzo anche d'appendice, ma Dostoevsky riesce a mantenere questa tensione mentre racconta, diciamo, di profondità delle motivazioni umane, di cose estremamente serie, non sono situazioni, voglio dire, in cui si ricorre all'effetto facile. E tuttavia, quando si riesce a mantenere questa tensione, direi che i traduttori, diciamo, contemporanei, secondo me, ci riescono. Comunque, anche in italiano, Dostoevsky è incisivo. Ecco, quindi... E parlavi quindi di questa tensione nelle opere di Dostoevsky. Secondo te era una tensione culturale che esisteva proprio nel momento in cui disse Dostoevsky? C'è un'interruzione. Mi senti? Adesso sì. Dicevo, parlavamo di questa tensione nelle opere dostoevskiane. Questa tensione, secondo te, è anche la tensione del periodo storico e culturale in cui visse Dostoevsky? Com'era questo periodo? Com'era il contesto storico e culturale in cui visse Dostoevsky? Sì, contesto storico e culturale in cui visse Dostoevsky, diciamo, in relazione, diciamo, alla Russia, era sicuramente molto, molto teso. Infatti, diciamo che Dostoevsky tratta di argomenti come il terrorismo, i demoni. Questa era la cronaca, no? Attentati, omicidi all'interno di queste cellule terroristiche, eccetera, eccetera. E bisogna dire che, insomma, anche da questo punto di vista, anche Dostoevsky ha avuto le sue grandi tensioni, no? Il suo periodo, diciamo, giovanile, come dire, furierista, quando partecipava alle riunioni del circolo dei Petrashevski, cioè di Petrashevski, di Petrashevski, che era, sembra, l'ambasciatore di Polonia, eccetera, che poi lo porta, era l'epoca di Nicola I, cioè con una grandissima, come si può dire, grandissimo controllo poliziesco, lo porta all'arresto, senza che avesse fatto niente di particolare, almeno dal punto di vista pratico, se non qualche orazione, diciamo, qualche discorso in queste riunioni, no, di queste cellule socialiste utopiste. No? Lo porta comunque alla condanna a morte, poi di fronte al plotone di esecuzione, viene, secondo una tecnica che veniva usata spesso e volentieri, ma storicamente, diciamo, dal sistema
diciamo, poliziesco, giudiziario russo, viene zarista, viene la condanna a morte quando sono già tutti condannati davanti al portone d'esecuzione, viene commutata in pare 6 anni di caterva, cioè di lavori forzati, insomma sono, che poi daranno a Dostoevskij modo di scrivere, secondo me, una delle cose più importanti, cioè la memoria di una casa morta, cioè memoria della sua detenzione, e con ampia descrizione, diciamo, dei compagni di sventura, come li definisce, insomma, che tra l'altro Dostoevskij in queste memorie dice che una cosa che mi ricordo, che la Russia sperpera nelle prigioni i suoi talenti migliori. Lui è affascinato dalle figure di grandi criminali, grandi briganti soprattutto, e tutte queste cose. Per cui, diciamo, la tensione era una tensione, diciamo, politica, sociale del momento, e anche quella della sua vita, perché non l'avevo osservata, diciamo, da un punto di vista tranquillo e privilegiato, ma c'era finito dentro in pieno. E da questa esperienza matura l'idea, per esempio, che questi sistemi, diciamo, quelli socialisti, che si propongono di assicurare la felicità collettiva, non funzionano. Ma queste idee socialiste erano arrivate dall'Europa, quindi. E Dostoevskij, quali autori aveva letto? Che cos'è che aveva nutrito queste idee socialiste, per cui poi aveva anche scontato la pena in Siberia? Diciamo che aveva letto... diciamo, le letture probabilmente che andavano più per la maggiore nel circolo dei Petrascevsky erano Fourier, Saint-Simon, Blanc, però tutti, secondo me, cioè, avevano letto Voltaire, Diderot, questi autori, che erano, diciamo, Mably, già, diciamo, gli illuministi francesi, ma probabilmente anche, non sono sicuro che Dostoevskij l'avesse letto, ma era abbastanza conosciuto anche Cesare Beccaria, per esempio, tutti questi pensatori, diciamo, sociali, quelli erano già patrimonio degli intellettuali russi fin dai tempi di, diciamo, dagli ultimi decenni del Settecento, con Radishev, eccetera. Lui aveva letto sicuramente queste cose. Diciamo, a quanto ricordo, i pensatori che più entusiasmavano questo circolo socialista erano, giusto, Fourier, Saint-Simon, forse Proudhon, comunque tutta cultura, diciamo, pensatori sociali, quasi tutti francesi. Poi Dostoevskij dopo la caterga diventa, diciamo, diffida in sostanza delle idee che vengono dall'Occidente, comincia a diffidare e pensa che la via, diciamo, del miglioramento, della riforma della società russa la società russa debba cercare al suo interno, lo sappiamo, la teoria della Pochva, cioè del suolo, che è quello russo, e tutte queste cose qui. Una specie di variante, forse dirò una bestemmia, insomma, di slavofilia, anche questa, a me sembra. Se lui non è mai direttamente coinvolto nel movimento slavofilo. Vabbè. E quindi, diciamo, la letteratura russa ovviamente è cambiata, così come è cambiata, come sono cambiati tanti ambiti culturali, con l'avvento del socialismo reale, no? Che differenze si notano tra la letteratura russa e la letteratura poi sovietica dopo la rivoluzione d'ottobre?
negli autori, negli stili, nei temi? Domandone. Questo perché, cioè, diciamo che all'interno, perché poi già quando studiavo io, ancora quando studiavo io, c'era la letteratura russa, diciamo, in lingua russa prodotta all'interno dell'Unione Sovietica, quello, fra essa quella ufficiale e quella, diciamo, non autorizzata, che poteva essere il samizdat, le cose che si producevano clandestinamente, venivano spedite all'estero per essere pubblicate o circolavano scritte con carta carbone, eccetera. Poi c'erano gli emigrati che scrivevano direttamente all'estero, diciamo tamizdat, cioè pubblicato là, come diceva l'Unione Sovietica, cioè fuori dall'URSS, eccetera. Quindi si era proprio spaccata in due campi contrapposti, diciamo, in epoca sovietica, ma diciamo per tutti gli anni venti, se vogliamo, c'è una grande spinta verso lo sperimentalismo in tutte le arti, ma in tutto, anche persino nel balletto, persino nello sport, per cui diciamo che il potere sovietico, appena formato, ha l'ambizione di cambiare non solo diciamo l'assetto sociale, politico, ma anche quello della vita personale, diciamo, dei cittadini, per cui tutto viene rivoluzionato, no? Si rifiuta Pushkin, la tradizione, eccetera, eccetera. Ecco, c'è tutto, c'è questo periodo degli anni venti, insomma, di grande fermento, con idee anche opposte su come debba essere la letteratura. Ci sono gli scrittori proletari che sostanzialmente non sanno scrivere granché e vogliono una letteratura, diciamo, assolutamente piatta, sostanza che si abbassi, diciamo, al livello del lettore appena alfabetizzato, eccetera. Poi ci sono coloro che proseguono la tradizione, sostanza, tipo Bulgakov, il primo che viene in mente, il più grande, e ci in parte che diciamo programmaticamente si definiscono eredi della tradizione ottocentesca, e altri che invece si permettono le più ardite, ricerche stilistiche, inventano una lingua nuova, linguistiche anche, eccetera. Poi però, quando il partito prende, diciamo, rigidamente, diciamo con Stalin, le redini della società e diciamo con l'inizio del primo piano quinquennale per l'industrializzazione, eccetera, nel 28, dove tutto viene asservito alla realizzazione di questo piano quinquennale di modernizzazione dell'industrializzazione e collettivizzazione dell'agricoltura, eccetera, anche la letteratura viene ridotta, insomma, nel primo congresso degli scrittori del 34, Zhdanov porta questa definizione che pare sia di Stalin, ma non si sa, viene attribuita a Stalin, degli scrittori come gli ingegneri dell'animo umano, per cui alla letteratura come a tutte le arti, viene imposto in sostanza di fiancheggiare, di appoggiare la costruzione della nuova società. Quindi vengono prescritti i temi, cioè l'industrializzazione sostanzialmente, la partecipazione del popolo, delle persone a questo enorme sforzo richiesto, imposto più che altro,
E il metodo che è quello del realismo socialista, cioè raccontare con un tono realistico la società, diciamo la realtà nel suo progresso rivoluzionario, nei suoi sviluppi rivoluzionari, cioè vuol dire in sostanza, tradotto nella pratica, che il realismo poi era stata, come si può dire, quasi era stato lo stile dominante per tutto l'Ottocento, no? Però era un realismo critico che appunto raccontava la realtà nelle sue contraddizioni, nei suoi punti più dolenti. Questo deve essere un realismo, diciamo, utopico, raccontare non la realtà, ma alla fin fine quello che si chiedeva è raccontare un'utopia, diciamo, quali sarebbero stati, secondo il partito, gli esiti di questa costruzione. Cioè, mostrare, diciamo, al lettore il mondo utopico, la realizzazione del socialismo, addirittura del comunismo, e lasciando da parte la realtà, che era molto più prosaica, molto più difficile. Tant'è che, insomma, negli anni 30 la letteratura non ha una grande presa, diciamo, sul pubblico. Hanno presa le commedie musicali di stile, diciamo, hollywoodiano, ma ambientate all'interno dell'Unione Sovietica, magari in luoghi un po', diciamo, esotici all'interno dell'URSS, commedie musicali che raccontano un sogno, diciamo, diciamo, un'utopia, la prospettiva di come potrebbe essere, come avrebbe dovuto essere la società, eccetera, che sono È pura un grande visione. cambiamento, insomma. Poi questo. Poi, diciamo, il metodo del realismo socialista dipende tutto dall'applicazione più o meno dura dalla censura. Poi con la fine dello stalinismo, diciamo, il realismo socialista comincia a essere più critico, forse. È questo. Quindi, paradossalmente, nella letteratura russa degli anni 60 e 70 ci sono degli autori tipo Trifonov, per esempio, che sono aspramente critici, che danno un'idea, diciamo, perfetta della dissoluzione, della caduta di ogni sogno, di ogni speranza di miglioramento, che raccontano la vita della classe media, diciamo, colta sovietica, che era colta, la classe media, non erano bottegai, erano senza niente contro i bottegai dell'epoca della NEP, che per esempio si erano arricchiti in breve tempo, erano persone, scrittori, tecnici, che però avevano, diciamo, dei valori ultra piccolo borghesi. E questo viene raccontato e viene pubblicato, e Trifonov è diciamo, l'autore, secondo me, ingiustamente dimenticato adesso anche in Russia, ma l'autore più seguito e più amato nella prosa urbana degli anni 70. Quindi, diciamo, si ritorna al realismo critico, psicologico, eccetera. Ci sono degli spazi, diciamo, di espressione libera nella letteratura russa degli anni 60 e 70, che non hanno niente da invidiare a quelle della letteratura ottocentesca. Poi, vabbè, il Ti ringrazio post-sovietico. tantissimo, grazie perché insomma anche per quest'ultima risposta che hai illuminato proprio un periodo della storia russa che interessa particolarmente perché c'è questo passaggio, questa profonda trasformazione che è una trasformazione
che è già in nuce un po' nelle opere di Dostoevskij, no? Come hai detto tu prima, questa tensione emotiva, una tensione anche storico-culturale che poi sfocerà in questa trasformazione epocale di tutte le strutture russe degli anni venti. Ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, grazie mille per la tua disponibilità. Grazie a voi. Scusate, però forse mi sono dilungato un po' troppo nell'ultima risposta, ma era una domanda, diciamo, che chiedeva forse una spiegazione. No, no, grazie di nuovo, grazie mille. Ciao Alessandro, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao Alessandro.